Il 28 settembre a Foggia, presso Parco Città, Roberta Di Gregorio e Supremo presenteranno ai loro concittadini l'ultima data di un progetto che rivoluziona tecnologicamente i semplici concerti da piazza, uno show fatto di musica pop, rock, di cantautori famosi e che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. Ma non solo, i due giovani si esibiranno anche con canzoni inedite appartenenti sia a Roberta che a Supremo, e che li vedrà in giro per tutta l'estate 2025 nelle più belle piazze italiane. I due artisti non nuovi alla scena musicale italiana hanno realizzato già singoli di successo, sigle realizzate per noti programmi televisivi e collaborazioni in studio live con artisti del calibro Baglioni, Masini, D'Alessio, Ramazzotti. Faremo quest'ultimo concerto di questa tournée a Foggia, a Parco Città, e l'abbiamo organizzato noi con la nostra etichetta discografica MRP Creative Studio, poi con Parco Città che ci ha voluti fortemente. Sarà un bel concerto per la città perché tecnologicamente è avanzato, è una cosa che non si vede spesso in giro, ecco, mettiamola così. Bisogna aggiungere che Versus Tour, perché Versus Tour? Perché in tanti ci chiedono come mai Versus Tour. È un VS, noi siamo due artisti emergenti che si scontreranno in questo bellissimo concerto dove racconteremo quella che è la nostra vita attraverso la grande musica mondiale, quindi per fare qualche nome così di poco conto, Whitney Houston, i Queen, Vasco Rossi, Tina Turner, Michael Jackson, che il concerto può essere seguito anche da casa tramite LiveBeat, che è una nuova piattaforma di streaming che è stata ideata da due grandi amici, Michele e Alina, che sono calabresi, tra virgolette, e verranno a trovarci e a sentirci il 28, quindi una buona occasione per lanciare questa piattaforma che è innovativa a favore degli artisti. Ovviamente lei diceva che è facile scegliere chi vincerà, è chiaro, ho pagato io il pubblico 50 euro per ciascuno. Uscirà prossimamente il mio primo singolo del nuovo album che si intitola Colpa Mia, e Supremo invece pubblicherà quello che è il suo ritorno nella discografia con un suo brano inedito dal titolo E finisci tu di dire Vivere a metà. Una cosa molto importante da dire a chi segue Telefoggia è che il concerto Versus Tour è a ingresso gratuito, quindi non c'è un pagamento di biglietto, però è molto importante ritirare l'invito. Perché? Perché la capienza di Parco Città è limitata, quindi per una questione di sicurezza è importante munirsi di un invito. Ovviamente, dove ritirarli gli inviti? Dove ritirarli? Vabbè, a Parco Città, anche all'Associazione Primavera, potete cercare su internet la Pinacoteca il 900.